Luca Zaia è il presidente di regione con l'indice di gradimento più alto d'Italia. La classifica stilata annualmente dal Sole 24 Ore assegna al governatore del Veneto il 60% di gradimento. Al momento dell'elezione, che nel 2015 lo ha riconfermato alla guida della regione, Zaia aveva ottenuto il 50,1% delle preferenze, unico in Italia ad aver superato la soglia della metà dei voti. Il risultato di quest'ultimo sondaggio aumenta il gradimento di 10 punti percentuali rispetto a quel risultato. Lo seguono il presidente della Toscana Enrico Rossi, 57%, di consensi, e della Lombardia Roberto Maroni con il 54%. Intanto, tra i vari temi in agenda in questa legislatura c'è anche quell'emergenza richiedenti asilo che nel veneziano vive la sua situazione più difficile nell'ex base militare di Conetta, dove sono presenti più di 1000 profughi. Dopo la rivolta e le manifestazioni per la morte di una giovane ivoriana, ora c'è il ricovero per meningoencefalite di un 19enne bengalese. Una popolazione così cospicua può accadere anche questo, è una meningite non batterica, per cui non c'è nessuna necessità di profilarsi di alcun tipo, questo è quello che ci dicono i sanitari, gli esperti, e appunto è giusto informare i cittadini. Resta comunque il problema generale della recrudescenza di molte malattie. Noi abbiamo riconosciuto nei nostri ospedali la tubercolosi, abbiamo avuto casi di lebbra, abbiamo avuto scabbia, insomma abbiamo avuto molte malattie che qui ormai da noi non esistevano più. Le strutture sanitarie sono già al lavoro. I nostri operatori della sanità, ovviamente dell'US veneziana, entrano da stamattina appunto per fare tutte le verifiche, però il problema resta un problema reale, che è quello che comunque 200.000 migranti ogni anno arrivano in Italia senza nessun controllo.